Patti, aspetta, non correre così. Lascialo correre, gli fa bene. E poi se corre forse ci sarà qualcuno puntuale in questa casa. Mamma, che fai? Sbrigati! Arrivo, scusate, arrivo, è che non le trovo, non le trovo. Cosa? Ma no, niente. Cosa? Che ha detto papà? Ha detto, non lo so, che ha detto Camilla? Ho detto, andate perché tanto tu l'accompagni e poi la vai a prendere, no? Ecco, vedi, questo è l'esempio di una domanda retorica. Cioè, una domanda che se la fai o non la fai è la stessa cosa? Ma dove li ho più messi? O meno, è un'espressione in cui chi fa la domanda sa già qual è la risposta. Ah, e non dimenticare di portarla dal dentista dopo la scuola, perché le fa male l'apparecchio. Noi andiamo, eh? Ho quelle chiavi lì? Sono le tue? Grazie! Andiamo, dai! Siamo in ritardo! Anche questa è una domanda retorica, vedi? Deve essere una malattia ereditaria che si trasmette di madre in figlio, questa delle domande retoriche. Porca miseria! Scusa. Smettila di starmi sempre dietro, cretino! Ma perché continui a trattarmi così? Che ci ho fatto? Niente mi hai fatto. Quando mai sei stato capace di fare qualcosa tu? Dai, piantala. No, piantala tu. Imbranato, asfissiante, palloso e pieno di brufoli. Lo sai che sei tu? Un BB, ecco che sei. Non chiamarmi in quel modo, lo sai che non mi piace. BB, BB, BB. Talmente BB che i miei amici manco ci credono che sei mio fratello. Karin, adesso basta. Chiedi subito scusa a Christian. Voi non capite niente. Niente capite! Torno subito qui, Karin! Karin! Lascia perdere, mamma. Scusate, devo prendere la pallina di Potti. Vieni, andiamo a prendere lo zaino. Buongiorno, Karin. Beh, che c'è da guardare? Se ti vesti così, immagino che sia per farti guardare, no? Non faccia la prof con me, tanto non attacca. Guarda, se qui c'è qualcuno che attacca, quella non sono io. Che c'è? Anche lei come gli altri vicini si vuole lamentare che tengo la musica troppo alta? Non si preoccupi, dovrà sopportarmi ancora per poco. Capitano! Sono qui! Karin, a me non me ne frega niente della musica alta. Volevo solo dirti che prima ho sentito... Ah, non solo prof, pure spia. Ehi! C'è qualcosa che non va. Nessuno ti ha chiesto niente. Non ti mischiare, capito? Problemi? No, niente, è solo sta rompiscatole. Muoviamoci, forza. Dai, che abbiamo un sacco di strada da fare. Che ore sono? Le 8 meno 10, mamma mia. Andiamo, è tardi. Oddio. Professoressa, se ha bisogno posso darle un passaggio io. Sì, grazie, grazie mille. Non sappiamo più che cosa fare con lei. L'ho mandata a studiare inglese all'estero, sperando che si facesse dei nuovi amici. L'abbiamo portata dai migliori psicologi di Roma, ma non c'è stato niente da fare. Ormai non va più nemmeno a scuola. Sempre dritto, eh? E la cosa peggiore è che è diventata pure bugiarda. Non sa le cose che riesce ad inventare. Però non era così prima di quest'estate. Christian, ti prego. Ma lei e suo marito così provate a parlarle? Non è mica così facile parlare con mia figlia. Oh, no, me ne sono accorta. Sempre dritto. Grazie mille, signora. Arrivederci. E senta, mi scusi se l'ho disturbata con tutti i problemi che ho con Karin. Ci immagini. Guardi, ho una figlia anch'io e con i figli come fai sbagli. Però adesso devo proprio andare. È che io volevo parlarle di mio figlio. Ah. Eh sì, vede, Christian è un ragazzo molto intelligente, molto sensibile, però anche un po' svagato. Volevo chiederle se poteva dargli qualche ora di ripetizione.
Signora, mi dispiace, ma io non do lezioni private. La prego, ovviamente deciderà lei il prezzo. Mamma, non insistere. Se la professoressa ha detto che non può, non può. Ben detto. Però posso anche fare un'eccezione. Questa sera a casa mia alle 18, puntuale. La ringrazio tanto. Arrivederci. Di nuovo. Ma la prof ancora non c'è. Per tua fortuna ancora no. Ma è assente? No, è presente Lentini. Allora, cosa è successo? Si è incendiata la sveglia, c'è stato il terremoto, è scoppiato l'autobus. Veramente, se io sono in ritardo, lei lo è ancora di più, professoressa. Io faccio ritardo 2 giorni l'anno, tu 5 giorni su 6, sempre che tu venga a scuola, naturalmente. Vabbè, ok, mi interroghi. No, voglio parlare con i tuoi genitori. No, prof. Fila al posto. Una storta oggi, prof? Marchese interrogato. No. Sì. Inferno, canto primo, versi 1-12. Veramente, professoressa, non è nel programma di quest'anno. E poi lei dice sempre che imparare le cose a memoria non serve. Ma questa non è una questione di memoria, è una questione di cuore, di anima, di viscere. Dai, su. Nel mezzo del cammin di nostra vita... Mi incamminai in una selva oscura. Mi ritrovai in una selva oscura. Ragazzi, se questi versi, che sono fra i più belli che siano mai stati scritti, non vi sono entrati dentro, vuol dire che io non vi ho insegnato niente. Niente, capite? Che cos'è? Qualunque cosa sia, tiratela fuori. Posso rispondere? Vabbè, ho capito. Rispondi a questo. Chi sono i dannati del canto quinto? Paolo e Francesca, i lussuriosi. Brava, giusto. Adesso non ci vuole più parlare con i miei genitori, vero? No, no, ci voglio parlare come. È ancora la batteria, vero? Senta, signora, io parlo contro i miei interessi. Se vuole, la batteria gliela cambio, ma... a me sta macchina mi sembra pronta per lo sfascio. Ma come lo sfascio? La macchina va benissimo, scusi. Sì, ha qualche acciacco dell'età. Qualche acciacco? Qui ci vuole la rianimazione. Ma lei farà il miracolo anche stavolta, vero? Il miracolo? E mica lo so se basta. Comunque ci provo. Grazie. Direi che per oggi non può succedere nient'altro. Ciao. Ci vediamo presto, vero? Certo, mi raccomando, eh. Anche tu? Ciao. Ciao. Camilla, che ci fai qui? Che cosa ci va a fare uno alla polizia, secondo te? Ciao. Ciao. Salutare un amico poliziotto? Senti, nella borsa c'era qualcosa di valore? No, solo affettivo. In realtà le chiavi e i portafogli li tengo in tasca. Il cellulare l'ho dimenticato a casa, quindi... Beh, meno male. Mm. E quale sarebbe il valore affettivo? È un taccuino degli appunti. Ah, appunti per le tue lezioni? No, no, sono appunti strani, non so, notizie curiose che trovo sul giornale, piuttosto che ricette, oppure anagrammi. Gli anagrammi? Sì. Sai che mi sono sempre piaciuti gli anagrammi? Se tu mescoli le lettere della parola calcio, calcio diventa laccio. Oppure conica. Cioè, è come mettere una parola in un frullatore e scopri che ha un sacco di significati nascosti. E le notizie strane? Quali sono? Ma, per esempio, non lo so, vendesi sputacchiera seminuova, oppure corso di ginnastica per cavalli, oppure corso di comunicazione con gli angeli via internet, che ne so. È carino. Allora, la vuoi fare o no questa denuncia? Se serve per ritrovare il taccuino, sì. Però sei nell'ufficio sbagliato. Io mi occupo di casi un po' più gravi. Beh, non si direbbe. Eri molto rilassato di sotto qualche minuto fa. Siamo permalose oggi, eh? Vieni che ti accompagni da un collega che ti sveltisce la pratica. Ah! Che c'è? Buio, la spalla. Buona! Giù! La sciolta sempiterna, auguro, quei due.
La caghetta torcibudella. Ma posso continuare a fare il massaggio a una che si agita così? Buona. Amore. Secondo te Bettina sembra tanto più giovane di me? No. Bettina è molto più giovane di te. Grazie. Ma perché me lo chiedi? Per testare la tua galanteria. Oh, allora? Sei andata dal dentista, amore? Dai, diglielo. No, diglielo tu. Oh, cos'è che mi dovete dire? Beh, a Livietta l'apparecchio dei denti fa male perché non è suo. Ah, e come mai? Forse perché con le mie amiche ogni tanto ce lo scambiamo, ma solo tra noi femmine però. Hai sentito cosa fa tua figlia? Ah, mia figlia. Vabbè, Livietta, c'è la possibilità che tu rientri in possesso del tuo apparecchio o no? Certo, ce lo deve avere Benedetta, ah, perché il sole faceva male, quindi deve essere il mio. Vado io? Oh, speriamo che ti sarà passato per domani sera, sì. Perché? Mi piacerebbe che mi accompagnassi. Dove? C'è la conferenza stampa di presentazione di una nuova guida di Roma. Un'altra? Ma questa l'ha scritta Nancy Hatton. E chi è? Una giornalista americana piuttosto famosa. Non l'ho mai sentita. No, dai, non mi piacciono quelle cose lì, mi annoio. Vabbè, ci andrò da solo. Però poi non ti lamentare se mi scambiano per vedovo, eh? Dai, ricco buffet, vini di grandissimo livello. Che altro? E poi dessert, dopo cena sorpresa. C'è il brufoloso del piano di sotto, dice che ha un appuntamento con te. Porca miseria, l'ho dimenticato! Oh. Se non stai buona non ti passa neanche tra un mese. Non vieni? Fa male. No. Oh. Beh, che cosa fai l'impalato? Dai, andiamo a sederci al tavolo. Su. Latino, eh? Va bene. Cominciamo da quello. A che punto siete del programma? A Catullo, appena iniziato. Mm. Prima di cominciare, qualche domanda? Perché hai accettato di darmi delle lezioni private? Oh, bella. Perché mi piaci. Io? Sì, tu. Io invece non mi piaccio per niente. Perché? Perché tua sorella dice che sei un imbranato, un BB. Che poi cos'è sto BB, scusa? È Black Beetle, scarafaggio nero. Sì, non è molto carina in effetti. Ma Karin è sempre stata così? No, da piccoli stavamo sempre insieme. Ci volevamo bene. Poi lei è cambiata e adesso mi odia. No, non credo proprio che ti odi, sai. Credo piuttosto che anche lei non sappia bene che cosa prova. Beh, per esempio, proprio Catullo lo spiega molto bene in una sua poesia. Te la traduco. Odio e amo. Come sia, non so dire, ma tu mi vedi qui crocifisso al mio odio e amore. La vogliamo analizzare in latino? Professoressa? Sì? C'è una raccomandata per lei. Mi sa che è una multa. Brutto inizio di giornata, eh? No. No, invece è un rimborso del comune. Ah sì? Allora meglio per lei. C'è già la Levrone di cattivo umore stamattina. Sa, la figlia non è tornata a dormire e la signora non ha fatto altro che parlare. Non la finiva più. Parlare? Beh, fa bene parlare. Lei ne sa qualcosa, no? Io? Ma se non dico una parola? Non rispettava il semaforo rosso. Ma non è affatto vero, io non passo col rosso. E comunque non l'ho mica fatta apposta, oh! La professoressa Baudino? Sì? La professoressa di lettere? Sì. Vengo per Debbie Lentini. Ah, ma io volevo vedere il papà o la mamma e lei non è né uno né l'altro. Sono lo zio. Ah, paterno o materno? Materno. Mm. E si chiama? Nicola Russo. Ma scusi, la mamma di Debbie non si chiama Andreucci di cognome? Sì, siamo figli di padri diversi. Ah. No, io le volevo dire questo, che ultimamente Debbie fa molte assenze. Per carità, sono tutte giustificate con la firma dei genitori, mal di testa, mal di pancia, indisposizioni varie. Però questa cosa va avanti da troppo tempo. E poi... Poi cosa? Poi arriva in classe con dei vestiti molto costosi. E anche con dei gioielli delle volte. E lei? Che cosa pensa? Io penso che è molto difficile che una ragazzina di 17 anni sia sempre malata. Penso che invece sia più facile che, non so, si sia innamorata di un ragazzo che la copre di regali.
E questo potrebbe distrarla un po'? Oddio, non c'è niente di male, per carità. Dico solo che tutto questo potrebbe essere fatto con un po' più di misura. Senta, le giustificazioni sono io a firmarle. Ah, e come mai? Non sono lo zio di Debbie, sono... Il fidanzato? Sì, viviamo insieme da quando i suoi genitori sono tornati giù in Sicilia. Ma loro lo sanno, sono d'accordo. Allora a maggior ragione è lei che deve prendersi cura di Debbie. Debbie è l'ultimo anno, è brava, intelligente, è importante che studi. Anzi, sa cosa le dico? Glielo dica a lei di venire a scuola, di frequentare. Ma certo, sì, stia tranquilla, ne parlo io. Sai, non è facile stare tranquilli. Mm-hmm. Debbie è giovane, è bella, è ingenua. È l'ideale per uno che ha i soldi, che vuole farla sentire protetta. Non lo so, insomma, non mi convince molto. Allora perché ti sei fidata di lui? Perché mi è simpatico. Ah. E poi, tutto sommato, sembra che l'ami veramente. Non lo so, crederò ancora ai miracoli dell'amore? Ma sì, hai fatto bene. Senti, poi se non riga dritto a Nicola Russo, mandiamo Valeria, così gli dà lei una bella raddrizzata. Eh sì, se no, scusa, che cosa serve avere la fidanzata cintura nera di karate? Ah, tra parentesi, Valeria lavora ancora in quella palestra dove va Livietta? No, si annoiava troppo e guadagnava poco. Adesso fa la butta fuori in un locale notturno. Ma non ci credo. Quindi quando lei torna dal lavoro, tu stai uscendo per andare a scuola? Sì, praticamente è così. Che vuoi? I miracoli dell'amore. Ah, è vero. Senti, ci andiamo a prendere un caffè alla macchinetta? Eh sì, dai. Offro io, eh? Ah beh, allora certo. Ma che fa? Sono io. Christian, mi arrivi alle spalle? Mi vuoi far morire? Ha ragione, mi scusi. Ma l'ho vista e ho pensato di dirle... Insomma, mia sorella è sparita. Come è sparita? È da ieri mattina che non dà notizie. Sono sicuro che le è successo qualcosa di brutto. Colpa mia e delle maledizioni che le ho mandato col pensiero. Ma figurati. Le maledizioni non hanno mai fatto male a nessuno, purtroppo. Non lo so, magari si starà riprendendo da una notte di bagordi con gli amici, col fidanzato. Ma che i suoi amici non l'hanno neppure vista ieri sera. E Jim, il suo ragazzo, è preoccupato peggio di noi. Dice che hanno passato tutta la mattina insieme, poi si erano dati appuntamenti in un pub. Ma lei non è mai arrivata. Ma avete chiamato la polizia? Spero lo facciano presto. Vado a chiudere il motorino. Non è che può passare un attimo da noi. La mamma prima si è sentita male. Io devo imparare a dire di no, devo imparare a dire di no. Ah, sei qui? Ma allora è vero che Levrone hanno chiamato la polizia? Ecco, ma non faccio in tempo ad aprire un caso e tu già arrivi di corsa. Cos'è, la ragazza è una tua allieva? No, grazie a Dio, io ci abito qua. Ma veramente? Sì. Tu abiti in questo palazzo? Io, mio figlio, mio marito e mia madre, vero mamma? E lui è il commissario Gaetano Berardi. Piacere, signora. È piacere mio. Lei è un nuovo amico di mia figlia? Sì, piuttosto nuovo, sì. Dunque, è qui per lavoro? Sì, per lavoro è venuto e per lavoro se ne deve andare, vero? Verissimo. Arrivederci, signora. Arrivederci. Ciao. Ciao. E l'uomo? Sposato? No. Ciao, mamma. È stata gentile a passare... Prego, si accomodi. C'è la professoressa Baudino. Salve. Salve, prego. Christian mi ha detto, volevo sapere se ci sono novità. No, nessuna. Il cellulare è sempre spento. Mio marito ha chiamato la polizia, ma il commissario ha detto che in casi come questo è meglio aspettare un po' di tempo. Ma sì, forse ha ragione lui. Lo sappiamo tutti com'è fatta Karin. No, papà, non lo sappiamo. Spiegacelo tu com'è fatta Karin. Scusate, non vi ho presentati. Alfredo Radau, un nostro socio, e suo figlio Luigi, il ragazzo di Cari. Ci siamo già incontrati. Anzi, visto che la conosci tanto bene, spiegaci pure dove è finita, così la smettiamo di preoccuparci. E dai, Luigi, basta. Siamo tutti nervosi. Forse hai ragione. È meglio che me ne vada. Buon proseguimento. Scusatelo, è un momento difficile per lui. Vabbè, io vado da Christian, così parliamo delle lezioni. Forse c'è su. Christian, sei qui. E questa è la stanza di Karin.
E questo deve essere il suo computer. È da ieri sera che cerco di aprirlo. Magari c'è qualcosa di utile per trovarla, ma mi manca la password. Aspetta, Luigi. Niente. Jim. Se capirai quello, poi. Non ti è simpatico, Jim? Come mai? È un bastardo. Perché? Gliene racconto solo una. Siamo in macchina insieme. A un certo punto un cane attraversa la strada, lui accelera e lo prende sotto e urla centrato e poi giù a ridere. E il cane la sa questa cosa? E c'era anche lei in macchina con noi. Sul momento ha solo alzato le spalle, ma poi a casa ha vomitato l'anima. Lo credo. Senti, sicuramente il commissario ve l'avrà già chiesto, ma non è che tu ti sia accorto se manca qualcosa di Karin? Cioè, non lo so, dei cosmetici, un vestito? No, c'è tutto. C'è perfino il sorso portafortuna, ciuciù. E lei non se ne andrebbe mai senza quello. Almeno non di sua volontà. Una vera dura tua sorella, eh? Senti, che cosa stava leggendo? La solita raccolta di barzellette sceme. Ifigenia in Aulide. Euripide. Karin e la tragedia greca? Impossibile. Chissà che voleva farci con quel libro. Lo prenda pure se vuole. Sei ancora in piedi? Che leggi? Un libro di Karin Levrone. Scritto lei? No, Euripide. Oh, la vita è davvero imprevedibile. Non mi dire che quella lì legge Euripide. Ma insomma, c'è il suo nome, ci sono delle parole sottolineate, direi di sì. Però guarda che quella ragazza è molto più matura di quello che pensi, sai. Anzi, fin troppo matura. Beh, anche se il tuo genere mi sembra più il fratello, no? Occhioni da cerbiatto, mite, indifeso. Come ero io da giovane? Mite, indifesa? Poi si cambia. Però invece di Christian Levrone volevo dirti non dargli troppa corda, eh? Se no finisce che te lo ritrovi giorno e notte fuori dalla porta. E invece l'americana? Ti ha chiesto se sei vedovo? No, mi ha chiesto se ero single. Oh, e tu che cosa hai risposto? Non mi ricordo, devo averle risposto una cosa del tipo che stavo per festeggiare i miei primi 10 anni di matrimonio e quindi... Te l'hai dimenticata, eh? Io? Ma figurati se mi dimentico una cosa del genere, no? No, no, sì, no, no, no. Questa deve essere tua madre. Ti lascio andare ad aprire. Una volta eri più collaborativo. Una volta eri mite e indifesa. Ma quando? Karin è stata rapita. Cosa? E tu come fai a saperlo? Prima ha telefonato un uomo, ha detto che richiamerà per il riscatto. Devo andare adesso. Christian! Hanno rapito la sorella del brufoloso. Tu perché non sei a letto? Cosa fai sveglia? Dai, su, vai a dormire. A proposito, notizie del tuo apparecchio? Non ancora. Benedetto oggi non è venuto a scuola. Come mai? Sua mamma l'ha portata dal dentista. Sveglia, Camilla, sveglia. Camilla. Oddio, che ore sono? Dai. Potti, Livietta, la colazione, aiuto. Oh, mi riconosci? Buongiorno. Abbiamo lasciato dormire il più possibile, ma adesso è ora, eh. Potti ha già fatto il suo giretto, Livietta è vestita e... E la tua colazione? Eccola qui. Che meraviglia, ma che amori che siete. Servizio in camera oggi. Grazie. Senti, Camilla, una cosa. Un mestiere tu ce l'hai già. Fai la prof. E non è neanche facile. Non ti mettere a fare l'investigatrice. Tranquillo. Ciao. Ne andiamo a scuola, scuola, evviva! Scuola, 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 su! Oddio, che stanchezza. Ho fatto tardi ieri. Certo, questa storia del sequestro di Karin non me l'aspettavo proprio. Oddio, quella ragazza non è un mostro di simpatia, eh? Però una cosa così non se la meritava. Non si meritava neanche un fidanzato che c'entra i cani e li tira sotto con la macchina. Oddio, scusa, non dovevo dirlo, perdonami. E poi, sapessi come ha risposto al padre, come lo ha aggredito quel giorno? Una cosa incredibile. Tu dici che c'entra qualcosa col sequestro?
Ciao. Ma allora dobbiamo subito avvisare qualcuno. Sì. Oh, Camilla. Guarda, mi dispiace, ma non è il momento. Ti richiamo io. Ah, vabbè, vabbè. D'accordo. Ciao, ciao. Avete chiamato il medico legale? Dice che ci richiama. Bando le ciance. Andiamo a lavorare. Forza. Va bene. Allora ti chiamo dopo, va bene? Sì, giorno. Sì, ciao. Sì, va bene. Ciao Orsetto. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Orsetta, vai in classe. Anzi, mi sa che la ricerca sull'amor cortese la fai tu oggi, perché ti vedi ispirata. Che bello. È l'ultimo modello? Sì, deve ancora arrivare in Italia, me l'ha regalato mio zio. Beh, presentamelo. Ma solo di cellulari parlate. Che stava dicendo, prof? Andate in classe, che è tardi. Pronto? Pronto, Camilla? Ah, sei tu. Scusami per prima, ma sai, c'è stato un omicidio. No, lo so che adesso tu ti occupi solo di casi veramente gravi, certo. Dai, professoressa, ti ho chiesto scusa. Comunque, se dovesse interessarti ancora il caso... Levrone, volevo dirti che forse dovresti fare una chiacchierata con il ragazzo di Karin, sì. Si chiama Luigi Radauno, detto Jim. Hai detto Jim? Jim con la J? Jay, sì. Big Jim, è presente. Ma sì, non lo so, un nome americano, Jim. Non puoi venire qui subito? Io sono a scuola, non ho neanche la macchina, non posso. Ti mando una volante. Non posso. Ragazzi, devo andare in questura. Per la ragazza rapita? Sì, credo di sì. Ma voi dovete coprirmi con la buon peso. Per la classe non c'è problema. Io ho fatto una ricerca e sono venuta un'ora prima. Ma alla buon peso che cosa le diciamo? Non lo so. Inventate qualcosa, improvvisate, mi fido di voi. Improvvisate, mi fido, ciao! Ma come improvvisiamo? Ogni volta che c'è di mezzo quel commissario, Camilla diventa strana. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Dov'è la professoressa Baudino? La Baudino si è assentata improvvisamente. E dove è andata? Aveva una cosa urgente da fare. Oddio, sta salendo su una volante. Sì, sembrerebbe di sì. Sono venuti a prenderla. Sì, si è dovuta recare urgentemente in quest'ora perché... Perché doveva correggere dei documenti importanti. Documenti importanti da firmare, giusto. Mi state prendendo in giro? No, no, è che sono dei poliziotti molto coscienziosi. Avevano dei dubbi sull'ortografia e così hanno chiamato la... Lo hanno trovato in una fabbrica abbandonata, ma non è lì che è stato ucciso. E all'interno dell'anello che portava c'era la dedica to J puntato from K puntato. E allora ho pensato che magari... Te la senti? Sì. D'accordo. Sì, sì, è lui. Tu pensi che quelli che l'hanno ucciso siano gli stessi che hanno rapito Karin? Ancora presto per dirlo. Comunque Luigi Radauno era introvabile da ieri. Lo stavamo cercando per interrogarlo. Speravo ci aiutasse ad aprire il computer di Karin. L'abbiamo requisito ieri, ma nessuno conosce la password. Sì, sì, lo so. Lo sai? Dottore, c'è l'ingegner Radauno. Il padre lo faccia entrare? Prego. Sono il commissario Berardi. Mi spiace molto. Si faccia coraggio. Lei ha figli, professoressa? Sì, una bambina. Parli sempre con lei, sempre. Non rimandi mai. Sua figlia crescerà. Voi avrete degli scontri, litigherete. Ma cercate sempre di spiegarvi. Io e Luigi non ci parlavamo da mesi ormai. Tutto per colpa mia. Io ho commesso troppi errori. Troppi errori. Lui aveva perso la mamma che era piccolo. E adesso è come se l'avessi perso per la seconda volta. Hai idea di chi possa essere stato? Se lo sapessi lo ammazzerei con le mie mani. Ma io voglio collaborare, commissario. Ci sono cose che lei deve sapere. Sui Levrone e sulla società che ho con loro. La Lera. Oh,
Benedetta mi ha restituito l'apparecchio. Me lo devo mettere? E l'hai disinfettato? No. E allora buttalo lì nel bicchiere che poi ci penso io. Brava. E adesso sputa. Cosa? La gomma. Uffa. Apri lì. Ecco. Ha chiamato papà. Dice che non viene a cena perché deve uscire con la giornalista americana. Ancora? Io vorrei sapere cosa si dicono quei due lì. Tuo padre non lo sa l'inglese. I pelati. Però a me ogni tanto mi dice love you baby. Ah beh, allora. Ma che niente pelati. La pasta. Ha chiamato Bettina. E che ha detto? Dice se domani passi a trovarla in galleria. Non c'è neanche la pasta. Ah, mi ha chiesto se è vero che festeggiate 10 anni di matrimonio. Me l'ha chiesto 3 volte, come se non ci credeva. Come se non ci credesse, amore. Come se non ci credesse. Oddio, ma questo è bruciato. Vado io? Sì. Oh, con tutte le frasi che ci sono, lui sa I love you baby. Ma come mai? Mamma, ci sono 2 tuoi amici. Sì, sì, arrivo. Tanto io ormai... Vietta, lasciala in pace, povera Valeria. Ciao ragazzi. Ciao. Come mai qua? Scusa se non ti abbiamo avvertito prima, ma c'è Valeria che deve dirti una cosa. Sì, al TG della sera hanno parlato di quel ragazzo che hanno ucciso. Assomiglia molto a uno che viene spesso con la sua ragazza nel locale dove lavora adesso. Beh, se hai qualche informazione a proposito del sequestro di Karin Levrone, però non devi parlare con me ma con la polizia. Sì, ma io con le divise non ho un grande feeling. E poi prima di andarci vorrei essere sicura. Io con la ragazza della discoteca ci ho parlato qualche volta, ma la foto di Karin che pubblica nei giornali è molto sfocata. E quindi vorresti un'altra fotografia? Sì. Pensavamo che tu magari potessi... Oddio, è una questione un po' delicata perché io poi sono solo la vicina di casa, non è che... Vabbè dai, vedo che cosa posso fare. Grazie. Perfetto. Ah, senti, prima Livietta ci ha detto che stasera siete sole. Vi va di venire a mangiare una pizza con noi? Sì! Andiamo! Grazie, ma io devo correggere un sacco di compiti. Davvero, mamma, posso andare con loro? Ma certo. Ma porto anche i potti? No, amore, già si devono occupare di te, figurati. Andiamo. Se ti infilo anche potti. In fila, ole! Allora, grazie per l'invito. Ma di che? Buon divertimento. Ciao, a dopo, ciao. Ciao, grazie, a dopo. Ciao, amore. Ciao. Guardi quanto era bella qui, cari. Facevo fare tutti i vestiti su misura. Beh, poi invece ha cominciato a sceglierseli da sola. Non importa come è diventata, io voglio soltanto che ritorni a casa. Carla, lei conosce la storia di Ifigenia? Sì, era la figlia di Agamennone. Quella che doveva essere sacrificata, vero? Le navi Achee stanno per salpare alla conquista di Troia quando una tempesta le blocca. E un oracolo rivela che il vento si placherà se il re Agamennone sacrificherà la vita della figlia Ifigenia. Allora Agamennone si trova di fronte a una scelta, rinunciare a una vittoria della quale si parlerà per secoli e secoli, oppure sacrificare la vita di sua figlia. E lui decide che Ifigenia deve morire. Questa è la storia di una ragazzina che viene sacrificata agli interessi degli adulti. Una storia che Karin leggeva e rileggeva continuamente. Perché? Forse lei si sentiva, non lo so, un po' come Ifigenia. La ringrazio molto del suo interessamento, professoressa, ma mia figlia è stata rapita. Ed è meglio che di lei adesso se ne occupi solo chi di dovere. Va bene, signora, grazie. Buonasera. Professoressa, aspetti. Christian. Non dia retta alla mamma. Ci aiuti a ritrovare Karin, la prego. Senti, tu quando eri in macchina hai detto che Karin era diversa quando è tornata dalle vacanze, sì, no? Sì, ma a me non l'ha mai raccontato. Ma qualcosa deve esserle successo. E dov'è che è andata in vacanza quest'estate? In Grecia, con Jim. Poi a Londra e in Irlanda. Ah, però. Sono anche andati una settimana da Alfredo, il padre di lui, che ha una casa in Sardegna. Quando sono tornato dal campeggio, era già a casa. Ed era diventata intrattabile. Aveva litigato con Jim? No, anzi, ma lui non ci sopportava. Lei ci aiuterà, vero? Sì, farò il possibile. Tu però adesso vai a dormire. E se non ci riesci,
ripassa le declinazioni latine, che funziona molto meglio che contare le pecorelle. Ma lei dove va? Vado a vedere se mia madre mi dà qualcosa da mangiare. Arrivederci. Ciao. Beh, ma dove è andata? Io ho fame. Oddio, ho fame. Camilla? Ah, sono contento che ancora non dormi. Che bei fiori, sono per me? Uh-huh. Li ho messi in un vaso con l'acqua perché è da tutta la sera che me li porto dietro. Uh-huh. Ciao. Ciao. Allora, com'è andata la serata? Bene, bene, benissimo. Ottima cena. E la gente? Bella gente. Ah, c'era un bollito da Oscar e soprattutto un Barolo da Nobel per la pace dei sensi. E l'americana? Chi? L'americana. Ah, l'americana, sì, 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 c'era. Ma parla italiano, eh? Sì, l'abbiamo capito, ma com'è? Simpatica, antipatica? Né simpatica né antipatica. E com'è? Com'è? Strabica. Strabica come? Uno come strabico, scusa. Viene a letto? Sì, arrivo. I'm coming. Just a moment. Just a moment. Before the night. Before the night. Before the night. Cos'è questo profumo? I fiori. Saranno i fiori e un bouquet? No, non sono i fiori. Ho sentito del ragazzo di Karin. Brutta storia, eh? Eh sì, brutta. Oh, non è che tu ti stai occupando di questa faccenda? Io? Perché dovrei occuparmene, scusa? Appunto, c'è la polizia, lasciamo fare tutto alla polizia, che sta lì apposta per occuparsi di queste cose. E non è che tu ti stai occupando un po' troppo dell'americana? Rispondi? Ifigenia, è un bel nome, è un peccato che non diamo più questi nomi classici ai nostri figli. Ifigenia è un bel nome. Eh sì. È un bel nome. Ifigenia. Funziona. Allora, non mi hanno creduta, non mi credono mai. Io sto male, male da bestia. Vorrei far male anche a loro se lo meriterebbero. Vivrò un'altra vita, un altro destino. Questa frase l'ha presa da Euripide, era sottolineata. Ma è solo il diario di una ragazzina, niente nomi, niente appuntamenti, inutile. Dai, vai un po' avanti. Questo cos'è? Cap Innocenti 45. E che vuol dire? Boh. Capitolo degli innocenti, riga 45, parola 45, non lo so. Ma quale capitolo? In Euripide non ci sono capitoli. E io che ne so, la professoressa di italiano sei tu. Il giorno che Karin è sparita mi ha detto una frase tipo «Non vi disturberò ancora per molto», come se avessi intenzione di andare via. Camilla, questo non è un anagramma, è un sequestro. Stiamo parlando di professionisti. Come fai a dirlo? Hai scoperto qualcosa? La Lera? La società Levrone Radauno. Tempo fa ha avuto un camion incendiato e non è stato un incidente perché Radauno me l'ha confermato. Avevano subito una richiesta di estorsione che si erano rifiutati di pagare. E cosa c'entra Karin in tutto questo? È un ricatto, una punizione, un modo per far capire a Levrone che al pizzo non si possono sottrarre. Beh, ma arrivare addirittura a uccidere Luigi? E forse per vendetta. In fondo suo padre era stato il più duro con quelli che l'avevano minacciato. Ma forse perché aveva scoperto qualcosa. Luigi Radauno frequentava giri un po' equivoci e sto cercando di scoprire con esattezza chi. E così hai messo sotto pressione l'ambiente del racket. Ma dobbiamo parlare solo di indagini noi. Perché? Di cos'altro dovremmo parlare? E che ne so, magari del tempo. Io dico che sta per piovere. Insomma, finché non proviamo non lo sapremo mai. Dovremmo affidarci un po' al caso. Che ne so, magari una sera a cena. Sai qual è l'anagramma di caso? Caos. E a me il caos non piace. E però certe volte arriva lo stesso. E quando meno te l'aspetti. Come certi colpi di fulmine.
dico che sta per piovere. Io dico di no. E io dico di sì. Ah, io dico di no. E io dico di sì. Camilla, vieni, entra. Ciao. Vivietta mi ha detto che volevi parlarmi. Ciao. Sì, è per quella giornalista americana, la Hatton. Mi hanno detto che Renzo la conosce molto bene. Sì, allora? No, niente, che vorrei conoscerla anch'io. Sai, quella scrive su un sacco di riviste. Se riuscissi a convincerla a fare qualche articoletto sulla galleria. Accomodati. Grazie, certo, sei molto gentile. Sì, ma... Scusa, il cellulare di Renzo ce l'hai? Chiamalo, no? C'era bisogno di farmi venire fin qui. In effetti... Io volevo parlarti anche di un'altra questione un po' più delicata. Ah, Gaetano. Gaetano. Oddio, ti sei stufata già anche di lui? No, anzi, è proprio quello il problema. È che mi sfugge. E io sono abituata a condurre il gioco. Insomma, mi sento spiazzata. Ma voi avete già... Ah, capisco. E io come posso aiutarti? E indaga, no? Sei abituata a indagare. Che ne so, forse io non gli piaccio, forse gli piacciono le more. Ma forse c'è l'ipotesi più terribile. E cioè? Mi piace già qualcun'altra. Amor che nulla amato amar perdona. Mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancora non m'abbandona. Prof, ma perché questi due stanno all'inferno? Hanno già pagato per il loro tradimento, il marito li ha uccisi, non bastava. E poi loro si amavano veramente, il vero amore trionfa sempre. Beh, non è vero che il vero amore trionfa sempre. L'amore ti dà forza, ti dà coraggio per affrontare i dolori, le difficoltà della vita. Però spesso si deve scontrare con i pregiudizi. E il Medioevo è sicuramente un'epoca in cui di pregiudizi ce n'erano tanti. Ora, Paolo e Francesca hanno ceduto ai sensi e questo per la mentalità dell'epoca va condannato. Per me sono innocenti invece, anche per Dante Alighieri, glielo dico io. Non te ne faccio più. Vieni oggi in presto. Sì, dai, Iuri, andiamo. Dai, andiamo. Debbie? Volevo dirti che anche secondo me Dante aveva una grande simpatia per Paolo e Francesca, sai? E anche una grande compassione. Forse era successo anche a lui di vivere una passione così grande e forte. Come sta succedendo a te, vero? Ho conosciuto il tuo fidanzato. Ti trovi bene con lui? Vuole sapere se lo amo davvero? No, vorrei sapere se pensi di fare la cosa giusta. Mi piace come mi guarda, come mi tocca, come mi bacia, come si occupa di me. E poi prof, Nicola è così imprevedibile. Io non mi annoio mai quando sto con lui, mai. È questo l'amore, vero? Boh, se non lo è ci va molto vicino. Ciao Debbie. Arrivederci. Ui, Marco. Allora? Guarda che cosa ho per te. Sì. Ecco. Karin Lebrune, suppongo. Sì, ogni tanto ha delle pettinature un po' strane, però insomma è lei questa. Salutami Valeria. Senz'altro. Ti faccio sapere. Ok, ciao. Scusi, professore? Sì? Posso parlarle del compito? Ma certo, vieni. Grazie. Gaetano, egonata. No, egotana. E tana dell'ego. Oddio. Gaetano! Veramente io sarei Renzo. Amore, come ti ho chiamato? Gaetano. Mi hai chiamato Gaetano? No, credo che tu abbia proprio capito male. Sì, sì, è probabile perché i nomi sono molto simili. Renzo, Gaetano, uno si può confondere. Vabbè, senti, ti chiamavo per dirti che stasera devo accompagnare la Nancy Hatton in un locale. Ma come? A ballare. Ma devi portarla pure a ballare l'americana. Già. Vabbè, non importa. Fa niente, vuol dire che farò una serata tranquilla. Va bene, allora ognuno per la sua strada. Tanto, prima o poi ci ritroviamo, no? Come Simon e Garfunkel. Ulisse Penelope. Yogi Bubu. Lancillotte Ginevra. Dora Balti e Dora Riparia. Ma no, Dora Balti e Dora Riparia non vale. Vabbè, dai, continuiamo stanotte. Ciao. Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, vengono sempre dopo, mi vengono.
Per partire adesso parte, però non so quanto dura. Ah, non si sa mai quanto dura. È il destino dei grandi amori. Grazie. Allora, a presto. Porca miseria, lo ammazzo! Se me l'ha ammaccata, lo ammazzo! Professoressa! Ah, Dio, mi dispiace. Senta, non si preoccupi, metto tutto a posto io. A mie spese, naturalmente. No, no, vabbè, anche colpa mia, stavo facendo manovra. No, le ho detto che ci penso io. Qui però il problema è che dovrà stare qualche giorno senza la macchina. Ah, ormai sono abituata ad andare in autobus, quindi... Va bene, allora parlo un attimo col carrozziere. Poi le offro un aperitivo. È che è un po' tardi. Beh, a lei così mi offende, scusi. Torno subito. Debbie mi ha detto che oggi avete parlato di me. Sì, è vero. Mi dispiace. No, però io lo so che cosa pensa lei di me. Lei pensa che io prima o poi la scaricherò, che la farò soffrire. Beh, ammetto che è un'ipotesi plausibile. Però adesso non ne sono più tanto sicura. Lei è strana come prof, lo sa? Debbie è fortunata. Io non ce l'ho mai avuto un insegnante come lei. Cosa che non va? Io questa ragazza la conosco, abita nel mio palazzo e non hai idea di quanto vorrei poter fare qualcosa per lei, per aiutarla. Questo è un lavoro da poliziotti, non da professoresse. Qualche volta bisogna fare anche il lavoro degli altri. E lei che lavoro pensa che io faccia? Non lo so. Non lo voglio neanche sapere. Le stavo solo parlando di una ragazza che ha l'età di Debbie, che è carina come lei e che è in mano a gente senza scrupoli. È veramente tardi e devo andare. La saluto. Arrivederci. Arrivederci. Grazie per essere venuta. Te l'ho detto. I poliziotti mi mettono sempre un po' in agitazione. Anche a me. Soprattutto uno. Sì, sono sicura. È lei. Io lavoro al Blue Knight e l'ho vista spesso lì in compagnia del suo ragazzo, quello che è stato ucciso. Beh, ci sono molti ragazzi che vanno in discoteca. Sì, ma non tutti hanno per amici certa gente. Che vuol dire? Parlavano spesso con tre tipi che non conosco. Tre brutte facce che mi hanno anche dato problemi, risse, cose del genere. Bene, se li rivede mi faccia uno squillo così vengo subito a dare un'occhiata. Grazie. A presto. Ciao. Ciao. Allora io vado. Ah, ma poi stamattina a scuola com'è andata? A scuola, bene. Bene. E stasera che fai? Boh, il solito. E tu? Ma anch'io il solito. E allora buona serata. Buona serata anche a te. Camilla! Ma vedi che ci riusciamo a parlare anche di qualcos'altro. Oggi è stata tamponata. Tamponata? Tamponata, si dice. Ah. Sì, la macchina, ma niente di grave. Ma è vero che papà va a ballare? Ah. Stasera mi tocca una serataccia in discoteca, al Blue Knight. È il Blue Knight, il locale dove vai con l'americana? Sì, sì, pare che ci sia un DJ francese che le piace. Oh, accontentiamola. Vieni anche Bettina. Le hai detto tu di chiamarmi, no? Sì, certo. Beh, vengo anch'io. Dove? In discoteca. In discoteca? E che... a fare che? A ballare! Ti fa male il rumore, il fumo, che ci viene a fare? Figurati, così non diranno più che sei vedovo. E poi mi ha messo proprio voglia di conoscerla, questa Nancy Hatton strabica. Vuoi? Solo un po' di purè. Mangio io. Valeria! Ciao! 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 Come mai? Sono qui!
sarebbe Nancy Hutton? Quale? Quella. Ah, sì, lei è l'Hutton, sì. La strabica? Beh, lo è poco, ma lo è. Se tu la guardi da vicino, c'ha l'occhio destro, anzi sinistro. Sì, vabbè. Meno male che non hai detto che aveva le gambe a X. C'ha le gambe a X? No. Infatti non ci avevo proprio pensato a questo. Renzo! Ciao! Darling! Ciao, Renzo, darling! Questo posto è meraviglioso. Sì. Nancy, volevo presentarti Camilla. Lei è sua moglie. Mia moglie. Tua moglie? Sì. Ah, Camilla. How are you? Bene. Vabbè, andiamo a ballare. Sì. Dopo, casomai. Yeah. Dopo, magari fa. Renzo. Smetti. Mi sembra un Zuckerberg nella dolce vita. Marcello. Sì, magari. Nel senso che è un po' esuberante, però. Americana, dai. È americana, sì. Allora forse ti chiederò di accompagnare la Fontana di Trevi a fare il bagno. Se vuole andare a Fontana di Trevi non ha nessun bisogno di chiederlo a me. Ha scritto un'ottima guida e sa tutto di Roma. Ma non sa ancora niente di me. Camilla, Yeah! Ciao! Ciao! E l'americana dov'è? È lì, che balla. Anzi, Camilla balla. Ballano. Ah. Allora vado a ballare anch'io. Ballate. Wow! Ciao! Sì, Valeria è una vera forza della natura. Meglio non litigare con lei. Camilla! Sono loro. Quelli che stavano con Jim e Cari. Chiama subito Gaetano. Io li tengo d'occhio, ok? Ah! È caduta! Nancy! Si è fatta male? Yes. Si è fatta male? Yes. T'ho vista, sei stata tu? No. T'ho vista, non negare. No, no. L'hai fatta apposta. No. Hai fatto bene, se l'hai meritato. Ti sei fatta male? Yes. Poverina, si è fatta male. Andiamo al pronto soccorso. No, I better go to the hotel. In albergo, andiamo in albergo, accompagniamola in albergo. No, io non posso. Come non puoi? No, guarda, io non posso, ti spiego un'altra volta. Vado io, vado ecco, io. Ecco, vai. Scusi, signor Hutton, lo so che non è il momento, ma io sarei davvero felice se lei potesse venire a visitare la mia galleria prima di lasciare Roma. Non è il momento, non è il momento. Hai parlato con Gaetano? Sì, sta arrivando. Va bene, se volete restiamo. Sono loro, quelli al tavolo lì a destra. Torre, te ne occupi tu? Ci penso io, dottor. Forza, ragazzi. Buonasera, vediamo un po' i documenti. Ma noi non abbiamo fatto niente, che volete? Cammina. Sì, tanto non mi fai niente. Cammina e non fare lo spirito. Li abbiamo trovati addosso della droga, abbastanza per poterceli portare via e interrogarli con calma. Muovetevi anche voi, presto. Senti, ma te ci vieni spesso a ballare in questo posto? Ma no, sono venuta stasera per caso con mio marito. Tuo marito è qua? Sì. No, cioè, c'era, ma è andato via. Ah, ho capito. Cioè, non ho capito nulla. Comunque, prima, mentre ballavi, eri molto... Che cosa? Dovevo andare? Sì, arrivo. Eri molto sexy. Buonanotte, professoressa. Sexy. Insomma, avreste dovuto vederla. Era scatenata. Ma dai, non esagerare. Sì, perché? Sì. Io ti ci vedo. Sì. La Baudino in discoteca, una vera rivelazione. Sì, la sorella segreta di John Travolta. Sì. Ciao. Scusate, ciao. Pronto? Camilla, sono Gaetano. Gaetano, ciao. Senti, che ne diresti se ci vedessimo per pranzo? A pranzo? Certo, a pranzo. No, ma io non posso. Invece mi sa che devi venire. Ok, ma non ora. Se vuoi rivedere il tuo amato taccuino. L'hai trovato? Sì, l'ho ritrovato. E dove? A casa di uno di quelli che abbiamo arrestato ieri al Blue Night. Sei sicuro che sia il mio? Vuoi una prova che è davvero il tuo? Avanti. Oggi è Pasqua
e vado a pesca, senza lenza, senza lasca, senza lisca, senza lesca, senza l'acqua nella vasca. Vabbè, 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 è quello lì, dai, sì, è quello lì. Vengo appena posso, ok? Ok, ok, va bene. Ciao, ciao, ciao. Prof, io il compito l'ho finito. A chi lo consegno? A nessuno, rileggilo, perché tu sei sempre un po' troppo precipitoso, fai un sacco di errori, infatti guarda che media che c'hai. Senti, vai in classe e di che arrivo subito. Va bene, grazie. Pronto? Mamma, senti, non è che potresti andare a prendere Livietta alla lezione di danza? No, e come faccio? Ho già un impegno con Olga. E io ho un consiglio di classe. Sì, non lo sapevo, ma... Va bene, tesoro, va bene, ci penso io. Grazie, ciao. Ciao, amore mio, ciao. Buongiorno, professoressa. Ah, salve. Ho bisogno di parlare con lei. Sì. In sala professori. Non c'è nessuno, possiamo entrare. Ah, senta, scusi, faccia in fretta perché io devo andare al computer in classe. Ho delle informazioni per lei, di quelle che è meglio non dare al telefono. Naturalmente non le ho mai detto niente. Naturalmente. Vabbè, si accomodi. Allora, c'è del movimento in un certo ambiente. Pare che a Roma sia arrivato uno nuovo, uno del giro grosso. Droga, prostituzione, usura. E pare che sia implicato nel sequestro. Ah, e chi è? Come si chiama? Io so solo che lo chiamano il drago. Statura media, massiccio, cicatrice profonda sulla guancia. E lei lo conosce? L'ha già visto? Io non ho niente a che fare con quell'ambiente, eh. Il campo sono le sigarette, solo quelle. Vuole? No, no, ho smesso. Male. Per il mio lavoro, intendo. Posso? Tanto dobbiamo andare. Ah, senta, scusi. Lei come mi trova? Cioè, pensa che io sia un po' troppo seria? Oppure che mi veste in maniera un po' banale? Oppure che sono un po' avanti con l'età? Dica pure. Ah, non mi offendo, io non mi offendo. Dica. Ma guardi, lei mi sembra... Sa quelle attrici che fanno le parti delle segretarie nei film? Quelle che... Che però poi a un certo punto si tolgono gli occhiali, si sciolgono i capelli, si sbottonano la camicetta. Ho capito, ho capito. Grazie mille. Professoressa, il tipo, il drago, dicono che frequenta un ristorante molto alla moda. Il sole e la luna. Buongiorno. Prego. Che meraviglia. E ho pensato che magari non avevi pranzato e ho ordinato qualcosa. Hai fatto bene. Dov'è? Che cosa? Il mio taccuino. Ah, scusami. Oh, grazie. Senti, ti ricordi com'era quella frase che avevamo visto sul computer di Karin? Era strana. Cap innocenti 45. Sai che non ho ancora capito che significa? Ma lascia stare, tanto ormai credo di essere sulla pista giusta. I tre della discoteca hanno parlato? Quasi niente, hanno detto. Hanno fatto solo i nomi degli amici di Jim di Karin. Solo piccoli delinquenti, li abbiamo già controllati. Tutti? Non ne manca solo uno. Fabio Fontanesi, detto Skip. Oh. Si arrangia con qualche furto, qualche partita di coca. Ma non credo che c'entri qualcosa con questa storia. E allora dov'è la novità? È un pezzo grosso, appena arrivato da Milano, un latitante. La sua organizzazione è la stessa che ricatta la società Levrone Radauno. Beh, però adesso basta perché non dovrei dirtele tutte queste cose. Il tuo pezzo grosso, per caso, si chiama Drago? Chi ti ha fatto quel nome? Anch'io i miei informatori. E ci scrivi tutto su quel taccuino? L'hai letto? No, no, no. Ho dato una sbirciatina, ero curioso. Che bisogno c'è? Sono qui, chiedimi tutto quello che vuoi. Qualsiasi cosa? Eccezionalmente per oggi puoi chiedermi qualsiasi cosa. Sei ancora innamorata di tuo marito? Sai qual è l'anagramma della parola mare? Marea. Va e viene. Sai che anche io ho un anagramma molto carino. No, però forse non è il caso. Dai, avanti. Adulterio. Il duo a tre. Sì, è vero, carino. Però senti questo, sempre con adulterio. Mm-hmm. Eri adulto. Questo è bello, eh? Mi arrendo, hai vinto tu. Tu? Sei innamorato? Mi riesce difficile innamorarmi. Avevi detto il contrario.
Beh, avere delle storie non significa innamorarsi. Secondo me tu hai paura di innamorarti. Scusa, prima questo pranzo, poi questa, che significa? È per te. Prego. Bene. Allora ciao. Ciao. A presto, spero. Oddio, lo sapevo. Me lo sentivo. È la seconda volta che la vedo con quell'uomo. Oggi ha pure una rosa. Che devo fare? Dimmelo tu. Intervengo? No, 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 hai ragione tu. Camilla è grande, è più che grande. Non devo intromettermi. No, no, non devo intromettermi, non devo intromettermi. Ciao, amore, ciao! Che bello che sei! Adesso dobbiamo mettere questa bella rosa in un vaso. Ecco qua. Fabio Fontanesi, detto Skip. Ma che vuol dire Skip? Skip. Ma questi ormai sono andati, eh. Oh, ciao mamma. Guarda chi c'è. Sei sola? Sì, certo che sono sola. Livietta mi ha portato a tua danza. Ricordati, Camilla, che tua figlia è ancora troppo piccola per... Per cosa, mamma? Io capisco che in un matrimonio ci siano dei momenti di stanchezza. Anche tra me e tuo padre ci sono stati. Scusa, stanchezza? Ma chi è che è stanco? Livietta è troppo piccola per sopportare il peso di un divorzio. Ma quale divorzio? Ma cosa stai dicendo? Sai benissimo di chi sto parlando. Del tuo amico poliziotto. Mamma, per favore, eh. Altro che consiglio di classe. Tu hai mentito. A me, a tua madre. E chi è questo Gaetano? Da quanto tempo vi vedete? Che cosa c'è tra di voi? Non c'è niente fra di noi, è solo un amico. Che ti porta le rose rosse. Mamma, te lo dico con garbo e delicatezza. Fatti i cavoli tuoi! Camilla, ma ti sei offesa? Certo, certo che sono offesa. Senti mamma, sono venuto per la lezione di latino. Ah sì, certo, vieni, vieni. Scusami, mi sono dimenticata. Prego. I miei hanno ricevuto la richiesta di riscatto. 2 milioni di euro. Cavolo. E cosa hanno deciso di fare? Non lo so, posso parlarle un attimo? Ma certo, vieni. Sediamoci qua, dai. Per adesso non so che vogliono fare, litigano. Forse era proprio questo che Karin voleva. Ma che significa? Senti, c'è qualcosa che tu mi vuoi dire fin dall'inizio di questa storia ma che non mi hai mai detto. Io penso che Karin sia andata via apposta. Il giorno prima l'avevo sentita parlare con Jim. Dicevano che un loro amico le aveva trovato un posto dove stare. Ma scusa, Christian, ma perché non l'hai detto? È per paura di quello che avrebbe detto Karin dopo. All'inizio credevo che sarebbe tornata, ma poi Jim è morto. E allora ho avuto ancora più paura. E come si chiama questo amico? Non lo so, non l'hanno detto. Ho capito solo che deve avere un fuoristrada, pure un po' vecchio. Un fuoristrada? Un fuoristrada. Capitano! Sono qui! Capitano... Capitano in inglese si dice skipper, quindi skip. Ma certo, Capi Innocenti 45, non è il capitolo di un libro, è un indirizzo.
Eh già, perché potrebbe essere capitano, capitano via degli innocenti 45 o via innocenti 45, non lo so, cerchiamo, dai, aiutami. Qua. Ecco la via innocenti, sta in periferia. Devo andarci subito. Ma non chiama la polizia? No, per oggi con la polizia di contatti ne ho avuti fin troppi. Allora vengo con lei. No, 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 non se ne parla neanche. Ma perché? Allora lo pensa anche lei che sono un cretino, un idiota, un bb, uno scarafaggio. Oh, vabbè, niente scarafaggi. Vieni pure, solo che io non ho la macchina. Andiamo in motorino? No, no, forse mio marito oggi ha preso la bicicletta. Sì, infatti, adoro quell'uomo. Forza, su. Allora, deve girare in fondo alla strada a destra e poi la seconda a sinistra. Ce l'hai la cintura? Certo, perché che succede? Perché c'è una macchina che ci segue, saranno almeno 10 minuti. Tienti forte perché cerco di seminarla adesso. Ti sei fatto male? No, no. Accidenti, che forza, l'abbiamo fregato. Non ancora. Tieniti, mi raccomando. Ma dov'è finito? Rieccolo. Non sarebbe meglio chiamare la polizia? Io chiamo. Guida sportiva, eh? Non ce n'è bisogno. È lui la polizia. Si può sapere perché si è messo a seguirmi? Il commissario mi ha detto di controllare casa Levrone. Quando ho visto che lei andava via così di corso, l'ho avvertito e lui mi ha detto di pedinarla. Ma tanto meglio così. Dobbiamo controllare questa casa. Nel computer di Karin ho trovato questo indirizzo. E invece abiterà qualche amico. Anche se non mi sembra un posto molto adatto per una ragazza. Ma si rende conto che Karin potrebbe essere nascosta qui dentro? Professoressa, si calmi. E io avviserò il commissario e se lo riterrà opportuno chiederemo un mandato di perquisizione. Vabbè, allora. Ma si rende conto che lei si è messa a giocare a fare la poliziotto con un ragazzino in macchina? Mi scusi, no, non volevo offenderle, ho esagerato. Ma lei a questa ragazza ci tiene proprio assai. Le vuole bene come una figlia. Oddio, mia figlia! Devo andare a prenderla a danza! Professoressa! Forza, sali! Professoressa! Sali. Mamma, quando è che crescono le tettine? Ah, beh, fra 4-5 anni più o meno, non so. Elena le ha già, me l'ha mostrate oggi a danza. Ma a 8 anni mi sembra un po' strano. Forse sono grassa. Non è grassa, è di anni ne ha 10. Ma scusa, non è in classe con te? Ha perso 2 anni e tiene sempre il muso. Ma i maschi lo stesso. Guardano solo lei. Allora mettiamola così. A te le tette verranno di sicuro, ma non è affatto detto che lei diventi mai simpatica. Posso sapere cos'è successo alla mia macchina? La macchina? Ho sbagliato a chiedere a te? Devo chiedere alla macchina? Come ha fatto a ridursi così, da sola? Se ne è accorto subito. E no, no, no che non va bene proprio per niente. Siamo a un passo dalla paranoia ormai. Avevi promesso che la smettevi con queste tue manie da detective. Uffa, sto solo cercando di rendermi utile, dai. Lo capisci o no che è quella ragazza in pericolo? Uff. Che poi mi piacerebbe proprio sapere che cosa ne pensa la polizia di questo tuo renderti utile. E anche un'altra cosa vorrei sapere. Dove sono finiti i fiori che erano lì in quel vaso? I miei fiori? Sono finiti dove finiscono tutti i fiori dopo un po'. Dopo un po', ma non il giorno dopo. 2 giorni. Ah, 2 giorni. Oh. Bella rosa, rossa, gambo alto,
Posso anche sapere chi è il corteggiatore? Quale corteggiatore? Non te la sarai mica comprata da sola. Potrei dirti che me l'ha regalato un mio allievo. Potresti. Ma è inutile che ti chieda chi ti ha scritto questa dedica all'italiano più dolce mai conosciuto, Nancy Hatton. Senti, miss, come ti rigiro la frittata. Questa qui è un gentile omaggio. È una dedica di un'ottima professionista. Tra l'altro già rientrata nel suo paese, molto riconoscente a me per esserle stato vicino. Soprattutto dopo un certo increscioso incidente durante... Senti, non ricominciare con quella storia, eh? Non ricominciamo con quella storia. Però sei tu che vuoi mettere i puntini Anzi, sai che ti dico? A proposito di rose o altri fiori, se a te dovesse succedere qualcosa del genere, fai una cosa. Non me lo dire. Non lo voglio sapere. Non sapere non è mai una soluzione. Non sarà una buona soluzione, però... certe volte aiuta a vivere meglio. E non soltanto tra noi, anche con i figli. Scusa, cosa c'entra Livietta? È una bambina. Cosa fa il padre geloso adesso? Ma che c'entra? Non è il padre geloso. Con i ragazzi sarà una cosa normale. Non è quello. E mi disturba l'idea che magari lei, più grande, possa ricevere un apprezzamento magari da un collega o un amico e... Scusa? Che cosa hai detto? Che ho detto? Ho detto che non sopporto l'idea che magari Livietta, più grande, da un amico, una persona della mia età, un possa collega, ricevere. Un amico? Il socio del padre? Il padre Agamennone che sacrifica la figlia Ifigenia per i propri interessi. Ecco perché non gli hanno creduto. Camilla, che c'entra il socio di Agamennone adesso? Sto dicendo un'altra cosa. Forse ho scoperto cosa è successo a Karin Lebrune quest'estate. Ah, buongiorno, professoressa. Salve. Hanno portato queste per lei. Le chiavi della mia macchina. Un bel ragazzo. Mi ha detto di dirle che è tutto a posto. È stato molto gentile, sa? Sì, sì, lo so. È uno dei miei amanti. Messalina. Buongiorno. Buongiorno, mi scusi, la signora Carla Lebrune, per cortesia. Non c'è, in questi giorni non viene in ufficio. Sì? Possiamo vederci la prossima settimana? Potrei parlare con il signor Radau, no? Gli dica che c'è la professoressa Baudino. Grazie. Prego, dottore. Grazie. Venire qui mi fa bene. Il lavoro aiuta a non pensare. Mi è molto colpita quello che ha detto l'altro giorno sulle occasioni perdute. È così importante riuscire a parlare con le persone che amiamo. A volte si crede di avere molto tempo davanti. E poi invece di colpo il tempo finisce. Però è molto strano il modo in cui suo figlio l'ha aggredita quella volta dai Lebrune. Non lo so, non era solo nervoso o preoccupato per Karin. L'ha trattata proprio come se lei fosse un rivale. Cosa è venuta a fare lei qui oggi? A cercare la ragione per cui Karin era tanto infelice negli ultimi mesi. E temo che sia la stessa ragione per cui suo figlio è morto. Christian mi ha detto che i ragazzi sono venuti a trovarla quest'estate in Sardegna. E poi suo figlio Luigi non l'ha più voluto parlare. Cos'è successo fra lei e Karin? Non so cosa mi abbia preso in quel momento. Arti. Ehi. Hai qualcosa da bere? Forse il caldo, il modo in cui lei mi guardava. Ma certo, il frigo è pieno, serviti pure. Dov'è Jim? È sceso in paese. Birra ne hai? Come no? Guarda, è lì, non la vedi? Io conosco Karin da quando era bambina, ma quel giorno era come se la vedessi per la prima volta. Mi dai il cavatappi? Cavatappi? Eccolo qui. Che fai? Levati! Dai, non fare così! Levati! Dai! Levati! Bastardo! Scusa, non lo dico a tutti, hai capito? Lo dico a tutti! E ha fatto come aveva detto.
ha raccontato tutto ai suoi genitori e anche a Luigi. E lei? Io ho negato. Che altro potevo fare? È la figlia dei miei soci, è la ragazza di mio figlio, di Luigi. E poi avevo perso la testa, io volevo solo darle un bacio. I Levrone non hanno creduto a Karin. O comunque hanno preferito non crederle. Invece Luigi le ha creduto e ha reagito. È per questo che non le voleva più parlare. Avrei dovuto ammetterlo. Non mi vergognavo così tanto. Ti giuro, io non volevo farle del male. È stato solo un momento di debolezza. È così, è successo quello che è successo. Non potrò mai perdonarmelo. Gaetano, ho scoperto che... Salve, dov'è Gaetano? L'ho chiamato ma il cellulare è spento. È fuori per servizio. Ah, ma dov'è? Io gli devo parlare. Mi dispiace, professoressa, non posso dirle altro. Ah, vabbè, grazie lo stesso. Prego. Ehi, vai a caccia di draghi? Chi ti ha detto che ero qua? Nessuno. Però mi hanno detto che questo ristorante è molto buono e quindi pensavo che... Che sei venuta a discutere di cucina esotica? No. Non lo so se l'ha notato, ma io sto lavorando. Allora, ho scoperto cosa è successo a Karin quest'estate. Dunque, è stata quasi molestata dal padre di Jim, che è il socio dei suoi genitori. Camilla, ci sono quasi. Qualcuno del giro ha parlato, ormai ne siamo certi. Il drago è venuto a Roma per gestire il sequestro a Levrone. Ah, ho capito. Tu vuoi trovarlo, lasciarlo andare anche se è latitante e poi vedere se ti porta da Karin. Sì, può essere una soluzione, ma non sono senti, così... Senti, ora tu mi fai una promessa, eh? Che te ne vai a casa, a scuola, insomma, fai un po' quello che ti pare, ma che ti fidi di me. E in questa storia non ci ficchi più il naso. Questa è gente che non scherza. Hai capito? Credo di sì. Sicura? Sì. Siamo stati bene, vero? Sì, è un posto molto carino. C'ero già stato un paio di volte. Io non lo conoscevo. Temete, signor, la gelosia. Grazie, è un'idra fosca, livida. Otello, vero? Mm-hmm. Se vuoi ti accompagno. Sì, perché... Grazie per la citazione, ma ti assicuro che tra me e Bettina la gelosia è decisamente fuori luogo. Non si direbbe? Guarda, guarda lì. Guarda chi è arrivato. Cicatrice sulla guancia. Ma allora lui è Drago! Quello è Drago! Ci siamo, è arrivato. Voglio due uomini nel locale e due all'esterno pronti a seguirlo quando esce. Tu mi hai fatto una promessa o sbaglio? Io una promessa? Vabbè, io vado, però tu mi devi tenere informata. Mi devi dire tutto quello che succede. D'accordo, ma adesso scendi. Però tu mi tieni informata. Scendi. Mi raccomando! Vai! Ma perché non risponde? Doveva tenermi informata. E non si fa così. Cami? Sì? Camilla? Ehi, eccoci. Ma tu ti ricordi che giorno è oggi, sì? Certo! E quindi? E quindi ristorante etnico, se ti va. Un posto molto carino, certo. Magari non troppo ben frequentato, però insomma. Ma Livietta? Da mia madre. Wow, strategico. Tutto sistemato allora? Sì. Bene. Oh, senti, anche questa faccenda della Levrone. Non ci pensi più? No, assolutamente no. A parte che ci rovinerebbe la cena, ma rischia di diventare un'ossessione questa tua mania per i gialli, per le indagini. Tranquillo. Etnico, eh? Interessante. A stasera. Ciao. Pronto, Gaetano? Abbiamo trovato il nascondiglio di Drago in una cascina in periferia. Karin deve essere là, andiamo a prenderla. Il nostro uomo sta per muoversi. Guarda, devo andare, ti chiama cose fatte? Mi sa che dobbiamo aspettare, Potti. Uffa. Certo, non siamo del tutto convinti che Gaetano abbia ragione, eh? Anzi, non siamo convinti affatto. Però il commissario è lui. E che poi ho promesso a tutti quanti che non mi sarei mischiata nelle indagini. Certo che se Gaetano è convinto di avere trovato Karin,
Allora, per la polizia le indagini sono chiuse. E se le indagini sono chiuse, non c'è niente di male se noi ci facciamo un giretto innocente in via Innocenti, giusto? Non possono certo dirci che ci stiamo immischiando. Forza Potti, andiamo. Di corsa. Andiamo. Eccoci. La logica è logica. Adesso tu mi aspetti qui, hai capito? Se vedi qualcosa di strano, chiamami. Karin, andiamo. Senti, io non ci voglio più stare qui dentro. Adesso basta, questa storia è durata anche troppo. Io non ce la faccio più. Karin, devi stare tranquilla. Ma come faccio a stare tranquilla? Io sto impazzendo qui dentro, non ci resisto più! Non resisto più qui dentro! È l'unico posto sicuro, lo sai. E Jim dov'è? Sono 3 giorni che non lo vedo. Va bene, allora facciamo come dici tu. Ti porto da lui, andiamo. No, è meglio se viene lui qui. Andiamo! Fa piano, ma che ti prende? Sali. Questo è l'orologio di Jim. Che ci fa? Lui non se lo toglieva mai. Sali! Dove cazzo mi vuoi portare? Sali! Lasciami! Apri! Apri! Dove mi porti, schifo? Gaetano! Gaetano, rispondi! Stavi chiamando? Ho visto Karin. L'hanno portata via su un fuoristrada. Sbrighiamoci. Sono il commissario Berardi. Chiedo rinforzi a via Innocenti. Tu resta qui, eh? Avanti, partiamo. Ma come partiamo? Dai, forza! Controllalo. Mettigli le manette. Stai bene? Oddio, cos'è successo? È successo che sei crollata nel momento sbagliato, professoressa. Hai avuto paura? No, beh, ci hanno solo sparato addosso. No, 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 scherzavo. Sei stata bravissima. Forza, muoviti. Andate voi.
rapita io! È stata un'idea sua! Chiedetelo a lei! Portatemelo via! Cammina! Cammina! Stai bene? Vieni! Grazie! È tutto finito, è tutto finito, tutto finito! Forza! Dentro! Grazie! Stavo impazzendo lì dentro! Dimmi la verità! Dov'è Jim? È colpa nostra che non ti abbiamo creduta. Alfredo non lo rivedrai più, te lo assicuro, Karin. E nemmeno noi. Scioglieremo la società, promesso. Karin, allora è vero! Christian, quanto mi sei mancato! Non vorrei essere il loro. In qualche modo sono tutti responsabili per quello che allora, è successo. Beh, per quello che riguarda noi, invece, sull'indagine avevo ragione io. No, avevamo ragione tutti e due. Io non volevo. Ma Drago mi ha fatto contattare da uno dei suoi uomini. La trattativa è stata lunga, ho cercato di prendere tempo. Alla fine non c'è stato nulla da fare. Mi hanno costretto ad accettare di cedere il sequestro. In cambio di 100.000 euro. Ti abbiamo proprio costretto. E certo, avete fatto una trattativa commerciale. Tutto a posto, dottore, ci penso io a sti signorini. Per farla pagare ai suoi genitori, che preferivano non crederle piuttosto che dover affrontare il loro socio in affari, Karin convince Jim ad organizzare il falso sequestro, giusto, con l'aiuto di Fabio Fontanesi del Toschino, piccolo delinquente che non reputano pericoloso. I miei pagheranno subito, così fare un sacco di soldi. Sì, non è una cosa difficile. Puoi restare qui tutto il tempo che vuoi. Questo posto è perfetto. D'accordo, allora? D'accordo. Affare fatto. Grazie. Ma Skip che fa? Andiamo. Fa l'errore di confidare a qualcuno quello che lui ancora chiama lo scherzo. Tra un po' li mando tutti a strafottersi. Divento ricco. Ho per le mani un grosso affare. Un sequestro. Ma non un vero e proprio sequestro. Tutto sotto controllo. Le voci corrono e arrivano fino ai capi dell'organizzazione, quella che tenta inutilmente di estorcere il pizzo alla Lea. Sai com'è lo smizzo, inventa sempre un sacco di palle. Uno di loro, il Drago, viene a Roma con un'idea ben chiara in mente. Contattare Skip e proporgli di comprare la Levrone. Non sei in grado. Perché fa questo? Perché vuole essere lui a gestire il sequestro e in questo modo gestire la Lera, ricattandone i soci. Riuscite a vedere un soldo? Non sono convinto, Drago. 100.000 euro ti convincono? Perché no? Ma Jim scopre tutto. Chiede spiegazioni a Skip, litiga, forse lo aggredisce. Questo di me! Ci ha venduto! Che cazzo vuoi? Dov'è? Che cazzo vuoi? Questo di me! Dov'è? Che cazzo vuoi? Skip perde il controllo e lo uccide. E a questo punto è davvero nei guai. Ha spogliato il corpo, con la speranza che lo riconoscessero il più tardi possibile, e lo ha lasciato in una fabbrica. Ma lì è sembrato di non avere altra scelta. Ha chiuso Karin nello scantinato, trasformando così lo scherzo in un sequestro vero. E ha iniziato le trattative con Drago per vendergli la ragazza. Non ci hanno messo molto a trovare un accordo, infatti oggi Skip avrebbe dovuto consegnarle Karin. Quindi vedi, tu insegui Skip, io il Drago, ci saremo comunque ritrovati al momento dello scambio. Ok, va bene, avevamo ragione tutti e due. E allora perché sei venuto in Via Innocenti? Perché quando ho capito che Karin non era dove credevamo, io ti ho chiamata e tu non mi rispondevi. E siccome io delle tue promesse mi fido poco, ho capito subito dove eri andata. Quindi hai capito subito che avevo ragione io? No, diciamo che avevo soprattutto paura che tu ti fossi cacciata in un guaio. Avanti! Commissario, Levrone stanno per andare. Fagli entrare. Prego. Allora, commissario, vorremmo ringraziarla. E anche lei, professoressa Baldini. È stata veramente meravigliosa. Stiamo partendo. Faremo un bel viaggio tutti e quattro assieme. Abbiamo un sacco di cose da dirci, da spiegarci. Soprattutto noi due, vero, Karin? Allora, arrivederci. Grazie ancora. Arrivederci, grazie di tutto. Arrivederci. Mi sa che anch'io ho qualcosa da spiegare a mia madre. E a me non devi spiegare niente? A te? Tu c'hai sempre qualcosa da spiegarmi. Stavolta no. No? No. Sicura che
funzioni? Beh, guarda, la nonna al Mont Blanc piace tantissimo, per cui sono sicura. Vai, suona un po'. La torta della pace. Oh, che care. Non c'era bisogno, Camilla. Ti avevo già perdonata. Oh, che buona. Allora stasera festeggiate. Ti aspetto alle 8. Mm-hmm. Non prima, cara. Mm? Ma non ci fai entrare? No, no. Adesso aspetto un'amica che non vedevo da un sacco di tempo e non posso. Boh. Io non ho nemmeno assaggiato la torta. Vabbè, dai, te ne farò un'altra grande così, per la pace nel mondo, eh? Mamma, ti posso aiutare come questa volta? Certo. Scusate, sapete indicarmi la porta della signora Andreina? È quella, ma lei che vuole da me? È quella. Grazie. Andiamo su. Oh, come mi fa piacere. Prego. Deve essere il marito dell'amica della nonna. Mamma, non dire bugie. Io? Buon anniversario, amore mio. Buon anniversario anche a te. Scusa, perché hai messo la cravatta? Ma volevo festeggiare, mi sembrava carino di... Ah. Sto male? La tolgo? No, 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 ormai lasciala. Magari te l'avrei anche chiesto se t'avessi trovata oggi al telefono. T'ho cercata tutto il giorno, ma non mi hai mai risposto. Davvero? Strano. Perché... E comunque ho saputo che hanno liberato la piccola Levrone. È una bella notizia, no? Sì, vabbè, senti, ti racconto tutto così. No, no, ti ho chiesto qualcosa? Non voglio sapere niente. Stasera io voglio solo che ce ne stiamo bene, tranquilli, io e te. Sono contento per la ragazza e sono felice che siamo qui. Oh, 10 anni, mica uno scherzo. Chi l'avrebbe detto? No. Ah. Ma i capelli? Ho cambiato. Ah, ogni riccio è un capriccio. Mi devo preoccupare? No. Stai bene? Anzi, sei proprio bella. Bacino? Sì. Ti ricordi la sera che mi hai chiesto di sposarti? No. No, cioè, tu hai chiesto di sposarmi e non era di sera. Vabbè, comunque quello che mi ricordo è che eravamo sicuramente come quei due lì, vedi? Quelli stanno festeggiando il primo giorno, al massimo la prima settimana. Sì. Ma quella non è Bettina? Quando mai? Eh sì, quella è Bettina. Hai capito Bettina? Oh, ciao! Auguri, piccioncini. Così mi arrivate dritti dritti alle nozze d'oro. Ha detto alle nozze d'oro. Paura, eh?